Salve a tutti ragazzi, bentornati, qui è John e siamo su For Honor. E intanto vi anticipo un buon Halloween a tutti. E come sapete, gli sviluppatori su ogni gioco che creano, nel corso degli anni, nel corso dei mesi, quando ci sono le feste di mezzo, creano degli eventi appositi. Come su GTA creano eventi di delle maschere, rapine, queste cose varie. E su Ghost hanno creato eventi di Halloween che tu fai una certa cosa di paura e vieni premiato con una maschera. E così anche For Honor ci ha regalato una perla per l'evento Halloween. Tutto ciò che si frappone tra noi è una gloriosa vittoria destinata a divenire leggenda! Sì! Tanti e tanti anni fa, quando ero un gladiatore di proprietà della casa di Battiato, il mio maestro, Enomao, pose una domanda alle reclute che si battevano in cerca di gloria, calcando la sabbia dell'arena. In questo giorno, sangue e lacrime! Sì! Siete pronti a combattere? Sì! Siete pronti a combattere? Sì! Siamo pronti a combattere! Sì! Sì! Che la battaglia abbia inizio! Ci ha regalato questa perlina che adesso nel corso della partita vi spiego meglio cosa intendo una perlina. Intanto qui siamo nell'evento Marcia verso la fine, almeno credo che si chiama così, non mi ricordo, e sono con il gladiatore e niente, dobbiamo stare attenti molto di più con i soldatini perché ti uccidono peggio degli eroi, però siamo tutto nella norma. Adesso conquistiamo qui e adesso andiamo a difendere i nostri amici. Intanto vado a curare a questo tipaccio. E intanto volevo anche dirvi, cavolo ragazzi, ormai è quasi un anno che For Honor è uscito. Ancora non vi siete imparati a dare un colpo a testa quando si è in 2 o in 3 o in 4? Ogni volta che sto menando a qualcuno ricevo più che altro i colpi dai miei alleati che dai nemici. E quindi ogni volta mi si annulla il colpo e per colpa loro perdo, mi vengo ucciso. Però dai, facciamola che è così, tanto giochiamo. Qui pare, certe volte pare che no, è mio, no, è mio, no, tu no, tu non è tu, è mio, è mio. Una roba del genere, capito ragazzi? Cioè a costo di, per ammazzare quello, viene, colpisce pure te. Non gliene frega proprio un cazzo. Qui proprio lo abbiamo proprio stuprato, ma è riuscito a scappare. E adesso io qua libro un po' la zona. Guardate adesso i soldatini come mi uccidono. E cioè ragazzi, avete visto quanto roba mi leva, no? Avete visto? Comunque ragazzi, allora volevo dirvi che nel corso della partita, se voi ci avete fatto caso, per chi ha giocato in partita si sentono le voci da demoniaci, però quando fanno il trailer come l'entrata, che adesso vi faccio vedere. Siete pronti a bere idromele nel Valhalla? Valhalla! Ecco, avete visto? Questo parlo della perlina di Ubisoft, cioè
alle volte io non riesco a capire, o non avete voglia di non farle le cose per bene, oppure mi fate le canne, vi ubriacate prima di fare qualcosa. Cioè, che senso ha? A me non, cavolo, cioè se sente la voce, cioè mi fai vedere lo scheletro, però mi fai sentire la voce di una persona normale. Poi entra in gioco e si sente la voce di un demoniaco. Ma come cavolo le fate le cose? Io a volte non riesco a capirle. Certo che però sto shinobi vuole fare lo shinobi, però non vale da nessuna parte. Hai perso la zona A. Il mio attacca zona fa molto male. Questo vedete, voleva colpire me, mica voleva colpire il nemico. Comunque dai, va bene così, va bene così. Dai che li stiamo mandando in rotta. Adesso liberiamo di nuovo la zona B. Se non ci rimango secco, perché qua già mi hanno levato quasi tutta la vita, mi hanno fatto diventare in vendetta. Ma ecco, hai visto? Fa più male i soldatini che gli eroi. Oh, è bello, è divertente. Poi ci ho fatto caso una cosa. Su questo evento, marcia verso la fine, non so come cavolo si chiama, la maggior parte di tutti i giocatori, tutti i colossi, centurione, condottiero, centurione o condottiero, oppure la Nobushi. Ora ragazzi, la Nobushi fa veramente male, veramente male. Qui porca puttana con il suo veleno, io lo chiamo veleno, non lo chiamo lacerazione, io lo chiamo veleno, perché è veleno, punto, non è lacerazione. Lacerazione è come se fosse che vai in emorragia che ti fa un taglio, lì mica ti fa un taglio, ti mette una roba di veleno. Quindi io lo chiamo veleno. Veramente ragazzi, col veleno, porca puttana, ti leva quasi tutta la vita, ti lascia almeno uno sputino di vita. Qui ho cercato di fare la catapulta, ma mentre mi menavano non me la premeva sta cavolo di catapulta. E boom! E così la partita finisce qua. Comunque ragazzi, dopo l'aggiornamento che hanno fatto, mamma mia, il condottiero, quello lì con la lancia, quello grosso con la lancia, porca puttana, ha una velocità sovrannaturale. Poi il ciccione non ne parliamo, non lo puoi manco toccare. Come lo tocchi, c'ha subito l'hyper armor. Ma guai se lo tocchi, ti ammazza come se non ci fosse un domani. Va bene ragazzi, io questo video finisce qui, se vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete e noi ci sentiamo al prossimo video. Ciao ragazzi e buon Halloween a tutti, ciao!